Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Non solo per indossare l'uniforme. Allora, signori, un attimo di attenzione. È arrivato il momento di consegnare tutti gli oggetti proibiti qui dentro il collegio. Telefoni, cellulari, bracciali, collane, gioielli in generale. I trucchi e poi soprattutto, immagino, tutto il cibo. Tutto chiaro? Sì. Io aspetto fuori. Il salame ve lo nascondiamo. Quella è la cosa più importante. Io sono Scotch. Vai. Forse non torno. I ragazzi optano per nascondigli sempre più inaccessibili. E non c'è limite alla fantasia e alla genialità. Oh, raga, sotto gli specchi, sono un genio. Oh, a me non possono mai trovare niente, torna a scosto, caramelle, caricatore, battaglie, raga! Per il salame si trova un rifugio perfetto. Passa, con calma, non vi fate scatti. Tra le doghe e il letto, tecnica collegio 1977. È una corsa contro il tempo, che prevede anche un ultimo saluto a chi si ama. Amore, devo dare il telefono. Eh sì, per essere collegiali bisogna essere disposti a fare delle rinunce. Amore, tante rinunce. Podeschi, venga che mi fa pena vederla così. Appoggi qua. Lei mi ha consegnato tutto? Penso di sì. Io penso di no, perché tutta quella... Ah, è vero. Non me la son tolta. È vero, non me le son tolte. I ragazzi a turno consegnano i loro oggetti proibiti. Cosmetici, anelli e orecchini. Treppiede, ciak. Oggetti inusuali. Profumi, libri. Libri? Sì. La coscienza di Zen. Ma io mi chiedo, tutte queste cose quando volevate usare? Ed inevitabilmente caricatori e cellulari. Signor Casadella, cerchiamo di non camminare come se fossimo scappati di casa e stanchi. Consegnato solo un profumo? Cellulare? Lasciata mia mamma. Mio padre mi ha detto... Suo padre? Cominciamo a parlare bene. Suo padre? Il suo, non il mio. Il mio? Mio padre mi ha detto che sicuramente l'avrei tenuto e mi avresti subito cacciato. Lei mi avrebbe cacciato. Lei mi avrebbe subito cacciato e quindi me l'ha preso. Ne è certo? Certo. Lei è già un sorvegliato speciale. La teniamo d'occhio. Certo. Va bene, io mi fido di lei. Ne sono contentissima. No, aspetta, fa calma. No, lo tenga bottonato perché il bon ton esige. Esige. Vedo che si è fatto un'ampia scorta di lacca. Sì. La lacca è importante. E io ho tre lacche diverse. Almeno tutte e tre mi servono. Quella quando sono semi, diciamo, asciutti. Poi quella quando avevo smesso di fonarli. Sì. E quella quando durante, diciamo, se sudo e si ammoscia il ciuffo. Il ciuffo. Li alzo. Guai se le cade il ciuffo. È la muta. Cioè va avanti e noi ci aggiorniamo. Ti ho mandato uno screen. Ultimi minuti per salvare il salvabile. Amo, sto a nascondere il telefono. Tesoro, no, rischi per una stupidaggine, non farlo. No, perché sul telefono ci tengono, raga, secondo me è meglio se lo consegni il telefono. Amo, non ce la faccio, io lo devo sentire a Paul. Amo, sta tranquilla, anch'io sono fidanzata, non ti preoccupare. Gaia, se il tuo ragazzo ha rispetto di te, ti sente appena sei uscita da qui, per favore. Scusi, signora sorvegliante. Mi dispiace disturbarla, però... No, Federico, per carità, venga, venga. La signorina Cascino avrebbe qualcosa da consegnarle. Cascino, carissima! Allora, l'assistente può andare. Grazie, scusi. Federico. Grazie a lei. Il telefono. Oh, miracolo, Cascino! Che mo' tenga a fa, poi mi sgami. Brava. Se vediamo. Roma capoccia.